Le cose che non dici, di Yuki 21. Capitolo 9. Sentimenti. Fuori l'aria è calda. Vorrei voltarmi per vedere se Sasuke mi sta osservando dalla finestra dell'aula 107, ma non devo farlo. Mi sono lasciato andare ed è stato molto bello, ma tremendamente sbagliato. Non voglio legarmi a nessuno, non voglio affezionarmi. Non voglio essere abbandonata di nuovo e non potrei sopportarlo. Mentre cammino verso il cancello per uscire dal giardino dell'Ibia, ricevo un messaggio da Hiro. Sono andato a casa tua, è tutto tranquillo. Ho anche ripensato alle parole che mi hai detto ed hai ragione. Nonostante ciò, spero non ti arrabbierai. Arrabbiarmi per cosa? Vorrei rispondergli, ma è meglio che mi allontani il più possibile. Sasuke potrebbe uscire dall'edificio scolastico e proprio non posso affrontarlo nuovamente oggi. Pertanto mi affretto verso il cancello dell'istituto e una volta superato trovo Hiro-kun ad attendermi. Mi sorride come sempre e mi fa ciao con la mano. È venuto a prendermi. È qui per me. Questo basta a cancellare tutta la giornata. Gli corro incontro e lo abbraccio forte. In auto Hiroshi decide che si mangia fuori ed io acconsento. Non ho voglia di stare da sola in casa. Ho paura di iniziare a pensare a Sasuke. E invece vorrei già dimenticarlo. Come ti è andata la lezione di recupero? Domanda diretta. Possibile che solo guardandomi in faccia ha capito che gli nascondo qualcosa? Con lui è inutile mantenere il segreto. Del resto è per sempre il mio miglior amico, anzi, l'unico in assoluto che considero tale. Ho fatto un mezzo casino, temo. Dai, pensavo fossi migliorata in matematica. Kawashima, il genio, ti ha sgridata? No, Hiro, la lezione di recupero non c'entra, ci siamo baciati. Chi? Io e Sasuke, chi se no? Guarda la strada, non me, gli grido contro. Ma che combina quel coglione? Lui niente, è colpa mia. Abbiamo litigato per una sciocchezza ed io sono ancora sottosopra per la storia del mio pianoforte. Rei-chan, tu sei sottosopra perché tuo padre è uno stronzo e ti ha messo di nuovo le mani addosso. Il pianoforte rotto è l'ultimo dei tuoi problemi. Scusa, lo so che per te era importante, però cerca di capire il mio shock. Ma proprio con Kawashima? È stato un errore, sono consapevole e non si ripeterà. Gli ho già detto di non pensarci. Quello è piano di ragazza, sarà abituato a queste cose, domani avrà già dimenticato. No, non lo farà. Come fai a dirlo? Perché nessuno può dimenticarti, Reika. Del resto, se fosse possibile, stasera saresti tornata a casa in metro. L'affermazione di Hiroshi mi spiazza. È sempre così. Quando io e lui cerchiamo di allontanarci, uno dei due dice qualcosa di troppo che ti scioglie dentro e tutti i buoni propositi vanno a farsi benedire. La verità è che vorrei solo che mi stringesse a sé forte, per ore e ore, fino a dimenticare chi sono. Hiro, il tuo prof non si arrabbierà se viene a sapere che passi anche questa sera con me. Non sono affari suoi. Le mie amicizie non devono interessargli. Del resto a me non interessano le sue. Ma so che non è vero, so che in realtà vorrebbe che la sua storia, così come la sua vita, fosse più semplice. Gli piacerebbe essere presentato agli amici del professor Dazai. Anche se più grandi di lui, Hiroshi saprebbe far rispettare, ma evidentemente anche questo rapporto non sta prendendo la piega che il mio amico vorrebbe. Alla fine mi arrendo, è stata una giornata folle, inizio a ridere senza motivo per la troppa tensione. Ehi, Rokun, mi sa che ci conviene davvero farla finita con l'amore. Non ci siamo portati, è come la matematica per me. Non lo dire a me, è come cercare di capire una donna, o te. Ma come cavolo hai potuto baciare proprio quello? Ridiamo insieme, liberi dalle tensioni. Ho capito che Hiro Sasuke-kun proprio non piace, ma non credo che dovrà porsi il problema di andarci d'accordo. È finita prima ancora di iniziare. Spero che almeno ora Kawashima avrà la decenza di dire anche a Ryo di starmi alla larga. Andiamo al nostro solito locale mentre Hiroshi parcheggia ed io lo aspetto fuori, ripenso le mani di Sasuke sulla mia pelle e la sua bocca sulla mia. Sono sopraffatta da un turbine di emozioni. Sasuke. Cazzo. Cazzo, cazzo. Ho fatto schifo all'allenamento di Kendo. Tutti a chiedermi se c'è qualcosa che non va, che rottura. Vagli a spiegare che mi è presa una voglia fottuta di strappare di dosso gli abiti di una mia compagna di classe. Maledetta Kim. Come me la levo dalla testa? Devo anche parlare a Ryo. Ormai è più che evidente che non riuscirà ad ottenere nulla da quella. A meno che dopo me non decida di divertirsi con tutti i maschi della classe. Non è il mio tipo. Non capisco bene che tipo sia, ma non è quello. Maledizione. Non mi sono mai sentito così sottosopra per una ragazza. Non riesco a levarmi dalla testa il suo profumo. Sasuke,
La mamma dice che stasera si mangia fuori. Preparati. Ho proposto cucina italiana. Hanno aperto un ristorante a Roppongi che è la fine del mondo. Takashi, potresti anche bussare una volta ogni tanto. Sempre allegro, fratellino. Oggi mi sembri peggio del solito. Qualcosa non va? No, nulla. Voi andate, io ho da studiare. Più tardi mi preparo un ramen istantaneo. Va bene, solo che ogni tanto mi farebbe piacere passare del tempo anche con te. Ciao. Maledizione, ci si mette anche lui. Lo so che le intenzioni di Takashi sono buone, ma non riesco proprio ad avere un rapporto normale con mio fratello. Nella mia famiglia il primogenito è sempre stato considerato speciale. Takashi poi è idolatrato dai nostri genitori. In questi anni mi sono sempre accontentato degli avanzi dell'affetto dei miei, consapevole che anche in futuro io sarò considerato sempre solo l'ombra di mio fratello. So che è ridicola la mia età provare gelosia nei confronti del proprio fratello maggiore, ma non riesco proprio a fargliela passare di aver sempre manipolato il tempo dei nostri genitori a suo vantaggio. Ad oggi, qualsiasi cosa io faccia e per quanto lo faccia bene, continuo sempre a sentirmi dire che Takashi l'ha fatta meglio. E questa cosa mi dà proprio i nervi. Persino le ragazze che ho frequentato, ogni volta che Takashi mi veniva a prendere a scuola, iniziavano a martellarmi con le domande sul mio meraviglioso fratellone. Chissà se anche a Reika lui farebbe questo effetto. Sto diventando pazzo. Devo smetterla di fare questi stupidi ragionamenti così infantili. Piuttosto, forse è meglio recuperare con Ryo, che mi è sempre stato fedele più di un fratello di sangue. Ryo, sono da solo, passa a prendere due pizze e vieni a casa mia. Stasera PlayStation e chiacchiere fra uomini. Già so che dirà di sì, tanto Ryo è solo quasi ogni sera. Mentre aspetto il suo messaggio di risposta, mi stendo sul letto e chiudo gli occhi. Mentalmente rivedo il viso di Reika e quegli occhi smeraldo che ti scavano dentro, la sua bocca calda e piena e la sua mano che mi guida in quel posto caldo e segreto. Solo nella mia stanza, con mille pensieri che girano impazziti nella testa, finisco quello che avrei voluto far fare a lei. Lentamente ripercorro il suo corpo con le dita, godendo di ogni suo brivido. Quando il piacere arriva intenso e prepotente, mi rendo conto di chiamarla a voce bassa e di desiderare che sia lei a liberarmi da questa tortura. Ryo. Sasuke mi ha fatto trovare una birra ghiacciata quando sono arrivato con le pizze a casa sua. Da quella ho capito subito che qualcosa non va, perché il tema in mezzo alla settimana non beve mai e non permette nemmeno a me di farlo. Avanti, sputa il rospo, Teme. Che devi dirmi? Non ti si può nascondere nulla, vedo. Niente di importante in realtà, o magari lo è per te. Comunque, per farla breve, ho indagato con King circa i suoi gusti in fatto di uomini, ed è meglio che tu volga lo sguardo altrove, amico mio. In pratica, non hai speranze. Se c'è una cosa che manca al mio amico è il tatto. Addirittura, non gli piaccio nemmeno un pochino. Lo sapevo che non dovevo passare al rosso arancio. Il biondo platino mi donava di più, ma così somiglio a Saburo Kujo di Zone Zero. Ryo, davvero, lascia stare i tuoi manga e per un momento e resta concentrato. Non è che gli ho chiesto se nutre interesse per te. In realtà è stata proprio lei a dirmi che non vuole legami con nessuno. Le piace stare sola, tutto qui. Ah, tutto qui? Cioè, una ragazza carina come quella vuole passare il resto della sua vita da sola? Ma dai, Sasuke, sarà incasinata con qualcuno al di fuori della scuola. O forse, visto il suo aspetto fisico, le piacciono gli europei ed odia i nostri tratti somatici orientali? No, non credo. No, non credi. Ok, allora cambio versione. Ma dai, Sasuke, avrà una cotta per te, è chiaro. Ecco, il Teme non mi guarda più negli occhi. Beccato. Ci piace la stessa ragazza. Senti, a quella non piace niente e nessuno. Ha la testa perennemente tra le nuvole. Tanto che le devo ripetere almeno due volte ogni cosa che le spiego. È cocciuta, indisponente, impossibile. Insomma, è tremenda. E ti ha proprio conquistato. Dio se ti piace. Benvenuto nel club di quelli che, per avere una donna vera accanto, devono soffrire. E tace il mio amico. Ma guarda qui, mica starà perdendo così tanto la testa per Rei-chan. Non fosse che volevo uscirci io con quella ragazza, sarei quasi commosso. Sasuke è come un muro contro il quale sbattere. Non puoi abbattere le sue difese, non riesci ad aggirarle. Io le ho scavalcate, ma io sono il più figo. Chiunque altro può solo accettarle e andare avanti così. Comunque, mi piacerebbe chiamasse finalmente qualcuno, credo che gli farebbe bene. Ma è tremendo con le ragazze e Reika non mi sembra un tipo facile. Mentre mangia la sua pizza, ripenso a quanto tempo abbiamo passato insieme io e lui.
In realtà ho sempre immaginato che un giorno avremmo vissuto quella parte spensierata della vita in cui si fanno le classiche uscite di coppia per la serie migliori amici che stanno con le migliori amiche. Solo che fino ad ora nessuno lo aveva talmente sconvolto da costringerlo a parlarne con me. Mio fratello sta crescendo. Sospiro e butto giù la birra che resta tutta d'un fiato. Lui mi guarda preoccupato, ha paura che soffochi. E va bene, Sasuke, datti una mossa a Gore-chan e vedi di farla partire di brutto. Se proprio non posso averla io, almeno che sia tu il fortunato. Guarda, io non ho intenzione di provarci. Non farti strane idee. Ah no? E che vuoi continuare a guardarla da lontano e magari sognartela di notte mentre ti fai un paio di seghe? Rio! Ah, hai già iniziato. È brava Miss King. Sei impossibile, Dobe. E tu, uno sfigato da oggi, Teme. Alla fine ridiamo tutte e due mezzi ubriachi e senza controllo. L'amicizia è una cosa meravigliosa. Hiroshi. Tornato a casa dopo aver controllato che Reika stia bene, mi sento uno straccio. Quando mi ha detto di aver baciato Kawashima, volevo strangolarla. Perché Sasuke? Era meglio Ryokun a quel punto. Ma in realtà so perché mi disturba tanto questa cosa. Sasuke, come lei, il senso di stranità che prova per il resto del mondo è quasi tangibile. Proprio come quello di Reika. Ryo l'avrebbe fatta sorridere per qualche tempo, ma poi lei si sarebbe stancata. In pochi possono sopportare la solitudine di Reika. Kawashima mi urta perché penso che possa farcela. Quel ragazzo così taciturno dentro deve avere un mondo da scoprire. E Rei è brava in queste cose. Sa cogliere quei dettagli che servono per illuminare una persona, come ha sempre fatto con me. Non voglio perderla. Non voglio che guardi un altro come guarda me. Questa follia, questa cosa che non ha un nome, finirà col farci a pezzi.